molto divertente farlo, spero anche poi divertente in realtà goderne, perché c'è un grande divario tra fare le cose che divertono te e fare le cose che dovrebbero divertire gli altri, quindi speriamo di aver puntato più sulla seconda parte della frase, ecco. Per me è stato un grande onore, mi è piaciuto tantissimo anche la dimensione più intimista del lavoro, visto che sono più abituata a una relazione costante con il resto del mondo, invece il doppiaggio è una dimensione più, beh, era già bello di suo, insomma, secondo me il doppiaggio può solo distruggerlo, spero di non averlo fatto, però è talmente eccezionale di suo, e poi questo è un film d'animazione che porta secondo me al cinema chi ama i Lego e quindi anche una generazione intera che va dai quarantenni di adesso ai decenni di adesso, i loro genitori, chi ama i supereroi, chi ama Claudio, in cui non c'ero io anche perché c'era lo stupore di vederle. Quando ho visto l'anteprima con la mia amica ho scoperto quello che avevano fatto loro, senza di quelle che avevo doppiato io le avevo viste tante volte, e invece lo stupore di vedere Roberto però tipo Claudio che fa no e che si rovescia nelle scale, mi ha fatto molto ridere, mi faceva ridere quello, la musica quando mi incontrava, e tuttora adesso la mia vita sarà volta a trovare un uomo che quando mi vede senta quella canzone.